Buongiorno Pietro, come stai? Ciao, Dino, come stai? Bene. Bene, sì. Parecchio che non ci vediamo dal vivo. Veramente, purtroppo, come tanti altri miei amici, non li vedo da un po'. Vorrei che ci presentassi la tua azienda, la tua realtà, perché è molto interessante e diciamo che la tua intervista è un po' particolare. Non... Va bene, io sono Pietro Bruni, sono cofondatore di YouGardener, che è un sito che raccoglie tutti i migliori vivai italiani produttori in un grande marketplace. Non è solo questo, nel senso che per noi YouGardener un po' deve diventare sempre di più il punto di riferimento per gli appassionati di piante e giardini. Quindi oltre ad essere sito è anche una community, siamo la community su Facebook a tema giardinaggio più grande d'Italia con 250.000 followers e quindi è una cosa insomma in cui abbiamo una community molto, molto partecipe e deve essere un po' questo è il quadro generale, il mondo YouGardener, che è una Intanto, realtà che esiste complimenti da perché non è nata da tanti anni ed è un risultato importante, soprattutto in una nicchia di mercato come quella dei vivai. grazie. Si capisce adesso perché è particolarmente provocatoria questa intervista, perché uno è un business online e due, più radicato delle piante, dice la parola stessa, c'è poco. Ma esiste un collegamento con il turismo o non esiste? Allora, ti direi subito che il parallelo è ardito fino a un certo punto, nel senso che alla fine è verissimo che le piante hanno le radici, ma gli uomini per fortuna no. Quindi comunque le persone, per il momento, in questo periodo così così, però in generale comunque le persone possono spostarsi per andare a vedere piante e giardini. Devo dire poi che comunque tanti dei nostri utenti sono persone che le piante amano vederle poi dal vivo, perché per quanto comunque noi cerchiamo di offrire attraverso schede botaniche, foto e tutto quanto, un'esperienza piuttosto sofisticata per conoscere le piante, poi in realtà la percezione dal vivo è ovviamente tutta un'altra cosa, no? Comunque le piante hanno odori, colori che comunque non si possono poi riprodurre attraverso uno schermo. Quindi diciamo che a mio modo di vedere l'esperienza sul campo e dal vivo rimane fondamentale. Una persona si innamora di una pianta vedendola dal vivo, non in foto. Quindi quello che facilmente succede tra i nostri utenti è che si innamorano di una tal varietà di camelia che si sono viste più grandi di Londra e allora ci scrivono: ho visto questa camelia pazzesca, ci manda le foto, come si fa ad averla in Italia? E noi appunto attraverso tutta la nostra rete di specialisti di quello che fa le camelie, allora comunque mettiamo in contatto e cerchiamo comunque di In sostanza, declinare mi stai questa dicendo che caratteristica. parte dell'indotto della vostra domanda nasce proprio dalla gente che viaggia, che quindi va in un certo paese, vede un banano, vede appunto delle camelie e automaticamente gli viene voglia di averla nel proprio giardino, nel proprio terrazzo. Esattamente, è attraverso poi comunque il viaggio che si crea poi la profondità di un catalogo, nel senso che se no c'è sempre un certo impigrimento, no? A scegliere comunque le piante per il proprio terrazzo o il proprio giardino. In Italia in particolare, nel senso in Inghilterra, sono molto più bravi, hanno comunque, se uno va a vedere i giardini inglesi della Shura lì, vede comunque 2000 varietà diverse in una strada di Londra. In Italia comunque ci sono sempre un po' le stesse 30 piante. Infatti YouGardener era nato un po' dall'esigenza di dire: ma come, qui siamo in Italia, Goethe definiva l'Italia giardino d'Europa e dobbiamo essere la Cenerentola che usa sempre le stesse 30 piante? No, cerchiamo comunque di andare da tutti i produttori e di offrire comunque tutto un catalogo profondo in cui così le persone che viaggiano vedono delle cose belle anche all'estero o anche in Italia, perché poi ci sono dei giardini botanici bellissimi anche in Italia, e poi può comunque replicare
le composizioni floristiche, botaniche che ha visto, le tue associazioni le puoi applicare anche nel proprio giardino. Per noi questo è stato uno degli sproni, dei punti di partenza di Gardener. Ma è un sbaglio? Come sai, mi intendo abbastanza del mondo online e chiaramente molto dell'attività promozionale digitale, ma nel vostro caso fate anche degli eventi. Sì, proprio per questo discorso che ti dicevo, che non era così ardita la cosa di dire le persone devono poi spostarsi per andare a vedere le piante, abbiamo deciso di fare due volte all'anno, riunire tutti i nostri vivaisti, quindi di fare comunque offrire ai nostri utenti, diciamo al pubblico, un'esperienza dal vivo di tutti i nostri vivai, perché comunque vederle dal vivo è un'altra cosa. Purtroppo quest'anno ci sarà quello l'evento in Gardener Flower Show d'autunno, come è saltata anche la primavera per motivi purtroppo ben noti, e ci rifaremo primavera 2021. E lì comunque nel You Garden Flower Show offrivamo anche esperienze di campo, workshop per insegnare alle persone a riconoscere gli alberi, per esempio. Questa è una cosa, secondo me, che sul turismo, di andare in un orto botanico e avere una guida che insegna a riconoscere gli alberi, è una cosa bellissima, soprattutto a mio modo di vedere per ragazzi e bambini, soprattutto quelli più inurbati, nel senso che comunque i nostri ragazzi, anche i miei figli, insomma, fanno fatica. Sono milanese imbruttito, a stento una margherita da un geranio. Sarei sicuramente una quercia da un ippocastano. Io credo che sia una cosa fondamentale per i nostri ragazzi, perché il rispetto poi per l'ambiente, secondo me, passa sicuramente attraverso l'amore per la natura. E l'amore per la natura lo si può acquisire solo attraverso l'esperienza diretta, perché se no avere comunque un amore ipotetico rispetto per l'ambiente di cose che non si conoscono, ma solo così, insomma, secondo me è fondamentale appunto l'esperienza sul campo. E proprio, la domanda mi viene spontanea perché proprio io, come sai, ho partecipato ad alcuni di questi eventi, e oltre a giro fantoni e altre cose per cui i miei bambini sono impazziti, c'erano delle vere e proprie experience e dei laboratori legati a... Sì. Avete mai pensato di sviluppare questo aspetto in questo momento in cui si parla moltissimo di turismo esperienziale? Esattamente, noi avevamo come progetto in cantiere per queste edizioni, se si possono fare nomi, quello che è con Amusement. Volevamo fare dei pacchetti completi in cui c'era l'esperienza o per bambini o per adulti, comunque di workshop unito alla guida botanica, a imparare come si potano le rose, e, insomma, vari pacchetti molto declinabili secondo noi sul turismo, che hanno, secondo me, in realtà enorme potenziale. Già c'è tanta gente, per fortuna, che comunque prende pacchetti, fa un turismo, diciamo, botanico per giardini, non tanto più in Inghilterra, ovviamente, però anche in Italia, comunque l'articolo di Lombardia organizza sempre, manda sempre. Adesso ci sono dei tour di natura gastronomica legati alle piante. Anche, certo. Adesso comunque le piante saranno probabilmente il food del nuovo decennio, quindi comunque adesso l'orto, le piante edibili, così si chiamano, insomma, comunque stanno diventando importantissime. I ristoranti, ho visto uno molto bello a Richmond, ristorante con il suo orto, quindi comunque uno va lì, guarda prima l'orto, poi si mangia delle melanzane che ha visto, ed è un motore molto potente, no, per passarsi una bella giornata. Dopo due ore nell'orto si vede come crescono i pomodori, come dal punto di vista anche dei concimi, come si può far crescere della verdura veramente biologica senza antiparassitari chimici che poi finiscono dentro le verdure, e poi mangi, quindi appunto le esperienze di questo genere secondo me sono fantastiche. Quelle a cui io sono andato e io ho partecipato mi ha sempre entusiasmato. Ah,
inutile, io più ne faccio di queste interviste, più ne scopro, nel senso che effettivamente mi vengono i brividi a pensare che nel nostro paese non si riesca a fare un sistema da questo punto di vista, che tra l'altro una delle caratteristiche è proprio il fatto di avere una flora così potenzialmente eterogenea, quindi praticamente, e che questo non si riesca a fare sistema tra i diversi settori, è una cosa che mi Veramente peccato, sì, rende un po'. peccato perché essendo l'Italia appunto un paese molto, come dicevi giustamente tu, eterogeneo, pensa com'è eterogeneo anche dal punto di vista botanico e fitosociologico, nel senso comunque noi abbiamo una diversità dalle Alpi alla Sicilia, abbiamo tutto, abbiamo delle possibilità pazzesche. Sia dal punto di vista della coltivazione che dal punto di vista turistico. Un'ultima domanda, come qui si parla molto di questo, volevo capire come sono andate le vendite di YouGardener.com Allora, Covid? online molto bene, perché comunque come ogni altra attività online si giova di questi frangenti, con il lockdown ovviamente la gente non poteva andare fisicamente nei vivai, quindi faceva l'incetta di piante online. Quindi da questo punto di vista almeno siamo stati molto contenti. Abbiamo avuto un po' la botta d'altra parte di perdere questi due eventi in cui comunque investiamo comunque tanto, e quello purtroppo invece arrivederci al 2021. Per fortuna no, vabbè, comunque la parte online è andata molto bene, quindi almeno di questo siamo contenti. Mi fa piacere e complimenti ancora perché è un gioiellino, tra l'altro, siete entrambi i miei amici, quindi Eh sì, certo. mi fa particolarmente piacere. Tra l'altro, il tuo collega ha lavorato anche nel turismo, Adri ha lavorato anche. E a presto, spero di Va bene, riaverti. adesso dal vivo. A presto. Va bene, grazie, ciao, abbraccio a tutti, ciao. Grazie. Ciao.